Buongiorno a tutti, è mattina presto, sono circa le 6:20 e ci stiamo dirigendo verso i Monti Sibillini. Andiamo! Stiamo salendo sui Sibillini alla ricerca del camoscio appenninico, che è considerato il camoscio più bello d'Italia. Intanto guardate che bella vista. Stiamo continuando a salire. Tutte le volte che torno sui Sibillini la strada mi sembra sempre più corta. Sibillini rispetto al Gran Paradiso sono molto 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 più gentili per le gambe. Adesso andiamo alla ricerca dei camosci. Sono le 8:15 di mattina, fanno meno 2 gradi a dicembre ed è veramente una bella giornata. Monti Sibillini c'è una colonia di camosci appenninici divisa in vari gruppi. I gruppi sono composti dalle 30 alle 60-70 unità circa. Lì in fondo non li vedete perché è un grande angolare, però ce ne sono una quarantina. Conviene sempre venire al mattino presto, quando i camosci sono più confidenti e si fanno avvicinare, come le immagini che avete visto, oppure al tramonto. Durante la giornata sì, si possono fotografare, però ovviamente vanno un attimo a rifugiarsi perché si sentono meno sicuri e sono molto più visibili. Ma il sole crea alti contrasti e le foto non verranno mai bene. Il cane! Va cuccia! Va da padrone! Va cuccia! Il periodo migliore per visitare i Sibillini, per il mio punto di vista, è dicembre, perché con le nevicate, i camosci e l'ambientazione diventa bellissima, ma ovviamente sono belli anche in altri periodi dell'anno. L'unico svantaggio di venire a dicembre è che le giornate sono veramente corte, perché
perché ci sono sì e no 8-9 ore di luce, però in quelle 8-9 ore di luce, se uno è fortunato, fotografa tutto. Dopo una bella giornata come oggi, abbiamo visto tantissimi camosci, è ora di rientrare. Ci vorranno ancora 2 orette di marcia per arrivare alla macchina, ma è tutto piano. E guardate che vista, che tramonto, è spettacolare. Oggi è una giornata molto scenica e stiamo andando alla Fonte del Lupo. Sto cambiando location, è tornata la nebbia fitta e alta, sono le 9:46, quasi le 10. Conoscendo il posto, entro mezz'ora, massimo 40 minuti, ci sarà un cielo limpidissimo, c'è vento. E la trasporta qua sui Monti Sibillini in questo periodo di dicembre, comunque nel periodo invernale, si alternano mattinate con la nebbia a banchi e successivamente sereno con sole. Ore 10:20, guardate che sole. E là ci sono i camosci. Andiamo. E lì è trattino basso dall'alto. A livello fotografico avete visto, nulla da dire, spettacolare come ogni mia uscita. Bene, anche questa avventura volge al termine. Spero che il video vi sia piaciuto con questo bellissimo tramonto. Io vi saluto. Ciao, grazie a tutti.